Ayo! Buonasera a tutti da Polentone Giappone, Polentone in Sardegna con la family. Oggi siamo sempre qui ad Alghero e questa sera mangiamo insieme ai ragazzi di Blueberry Travel che ci hanno invitato a mangiare all'agriturismo Samandra, qua, è leggermente fuori Alghero, circa un quarto d'ora dal residence dove stiamo. Forse siamo i primi, non lo so. Tommy, saluti, ciao! Ciao, appena fatto nana, appena fatto pigiolino. C'è anche il parco giochi là, c'è tutto il parco giochi, bello. Vendi i formaggi. Guardate che bello. Michelin 2024. Abbiamo bello. Iniziato circa 30 anni 30 fa. Anni fa, ecco. Bello. Erbe della macchia mediterranea, timo, rosmarino, finocchio selvatico, mirto, elicriso, corbezzolo. Mai sentite ste piante? Bello, bello sto posto. Tommy si diverte qua. Bello, bello grande, bello, bello. Per fortuna sono venuto un po' prima, così facciamo un po' di riprese alla luce. C'è anche lo scivolo per Tommy, la casa, guardate l'altalena. Questo si chiama Blanco. Branco. In giapponese questo è Suberidai, lo scivolo, bello, esploriamo un po'. Oh, fa l'uso dei giochi fatto ai bambini, si prega agli adulti di non farne uso, bello questo, bello grande, dai aspettiamo i ragazzi di Blueberry. Dicevi questi sono questo i... Questo è il costume di Fonni. Cioè, costumi di Fonni, sì. Ok, quindi costumi tipici, esatto, della località. Di un paesino, esatto, di Fonni, un paese del centro Sardegna. Ok, e vengono ancora utilizzati magari per le, chiamiamole, sagre locali, eventi, sì, locali? Allora, un evento molto importante è la cavalcata sarda che si svolge durante il mese di maggio, già stata appunto, okay, fatta, è una sfilata molto importante. Salutiamo Roberta. Ciao, ciao. Benvenuti! From Japan with furore. In cui si possono ammirare tutti i costumi sardi di vari paesi della Sardegna. E qui c'è un esemplare che sicuramente visto dal vivo è un altro effetto. Effetto, sì. Possiamo sistemare nel tavolo e andare a vedere la cottura del maglianetto. Assolutamente, okay, sì. Dai. Andiamo a vedere. Anche questi sono altri pezzi del costume sardo. Cos'è? Una specie di coprispalle? Questo qua è col bastone? Sì, queste sono maniche. Ok, maniche. Sì, manicotti. E questa è la tipica ceramica sarda. Ah. Ci sono vari esempi. Qua c'è un bel telaio, bellissimo telaio. Dove filavano? Sì, in Sardegna c'è una grandissima tradizione per quanto riguarda la tessitura. Della lana di pecora? Sì, immagino. E poi anche con che viene tinta con prodotti naturali principalmente. Ricordami il pane come si chiama? Carasau. Tammi, è quello che piace a te questo? Prova. Eccolo qua. Eccolo. Oh, guarda come si stanno abbronzando. Peccato che non si sente il profumo. Ma io lo sento. Ah, sì, nel video. Nel video, certo. E questi sono maialini. Questi sono maialini. Per maialino si intende un maiale di un'età. Allora, c'è più un'età. Che altro si ragiona in chili. In chili, ok. Chili. Dovrebbe essere non più di 4, 5, giusto? Ma dai. Comunque è molto piccolino. Sembrano molto più grandi, cioè molto più di 4 chili. Cosa ho detto? Crema di pecorino? Crema di pecorino con verdure. Verdure. Che non sono gli zucchemono. Questo è bello. Pomodoro e pecorino a parte. Arbo subito. Questo penso sia lardo. Questo è lardo. Lardo. Quello che sto mettendo su io in questi giorni. Aspetta, riditemi cos'è questo? È formaggio col miele di... Che formaggio è? Pecorino. Ricotta. Ricotta e l'altro questo qua è? Primo latte. Primo latte, che è una... No. Un primo caglio, praticamente. Sì. Prima di diventare ricotta. Ok. Qua è arrivato dell'affettato. Oh, sì. Che affettato è? Allora, qui abbiamo del prosciutto crudo, prosciutto poi crudo. C'è della salsiccia che facciamo noi qui, e poi questa è coppa. Coppa, ok. Dai Paolo, dici cos'è? Dai. Fregole con? Fregola con tanto amore. Dai. Da madre. Ci hanno appena portato i ravioli, sì, ricotta e limone con una crema di pecorino e... Pomodoro biologico, sentivo. Esatto, pomodoro biologico.
questa dovrebbe essere quella salsiccia. Vuoi provare? Sì. Vai, vai. Dai che ti servo. Così fai anche la domanda retorica. Domanda retorica, sì. Senti, senti, senti. Vedi, c'è chi accarezza il tonno con le bacchette e chi il maiale con la forchetta. Dai, quindi questo è cotto bene. Questo va bene. Questo va bene. Dai, Dario. Le action. Assaggiala anche la... Lasciati sul pezzo dove ci sia anche la porchetta. Francesca, cos'è? È la Seada. Che è? È un dolce tipico della Sardegna con ripieno di formaggio morbido e si condisce con miele e scorza di arancia. Okay. È veramente una prelibatezza. No. Adesso devi assaggiarla. Adesso la mangiamo. No. Buongiorno a tutti, ieri siamo tornati tardi dalla cena, quindi non sono riuscito a fare la chiusura del video per vari motivi. Volevo ringraziare tutti i ragazzi di Blueberry Travel che hanno partecipato ieri alla cena, è stato veramente molto molto bello, divertente e soprattutto gustoso. Abbiamo mangiato il maialino sardo che era fenomenale, mai mangiato in vita mia. E niente, se volete viaggiare con me in Giappone scrivetemi, tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che accompagnerò il Kumano Kodo, il Japotour Kumano Kodo, un tour immerso nella natura giapponese, quindi veramente unico nel suo genere. Se volete vedere com'è scrivetemi, mandatemi un DM su Instagram, un messaggio su Facebook, insomma scrivetemi e viaggiamo insieme in Giappone con Blueberry Travel. Ancora grazie e al prossimo video dalla Sardegna o dall'Italia. Ciao ciao!